Buonasera da Milano, la città ideale dove far crescere i bambini, ma ovviamente non i vostri. Questo è G-Day, il programma che prende le vostre opinioni, le mette a dieta e ve le restituisce in forma per la prova costume. Stasera parliamo di una sposa in abito bianco, meritatissimo, di un principe azzurro vestito da ascensorista e di inviati rosa dentro e fuori. È una puntata speciale e per dimostrarvelo apro subito il frigo per dimostrarvi chi oggi c'è al suo interno. Buonasera. Un merluzzo surgelato. Matteo Bordone, so che era il tuo sogno da bimbo entrare in frigo e oggi l'abbiamo realizzato. Come ti senti lì dentro? Guarda, è tutto normale, ma farò la gag di ogni ospite. Fa un po' freddo qui, Geppi, sono un po' a disagio. A disagio, ma è una sensazione che sicuramente ti pervade in altri momenti della tua vita. Quindi noi ci siamo abbinati, insomma, a questo tuo stato. Matteo, oggi tu sei dentro il frigo per due motivi. Allora, uno, perché secondo me non può che farti bene anche a livello intellettuale. E poi oggi ho deciso che eccezionalmente il mio ospite di stasera sarà a fianco a me in studio. È un uomo che sa di TV quanto Amy Winehouse ne sa di vodka lemon, ed è lui, Carlo Freccero. Grazie. Carlo, grazie Carlo, grazie di essere qui. Allora, tu sei uno sciamano degli ascolti, quindi per cortesia vuoi farmi qualche piccolo rito scaramantico benaugurante prima di cominciare? Niente, guarda, vai tranquilla, cioè non avere paura e devi sempre parlare di mentana porta bene. Mentana porta bene, lo so, e ne parliamo così per 24 minuti che voleranno, parlando di mentana e delle sue opere. Allora, cominciamo però a parlare delle tue di opere, sulla tua biografia un giorno scriveranno un'enciclopedia, ma per il momento è racchiusa nelle 10 righe del post-it che vado a condividere con te. Sì. Carlo Freccero, nato a Savona, 32 anni in bianco e nero e altrettanti a colori. È stato l'autore di Rock Politic, programma durante il quale Fabrizio Del Noce si autosospese. Per questo ancora oggi a Freccero si rimprovera di aver fatto solo 4 puntate anziché 200. Esperto di tecniche di comunicazione, docente universitario, esperienza pluriennale nel campo della TV, insomma tutti i requisiti non adatti a lavorare in Rai. Intellettuale situazionista, nel senso che può anche dire cose intelligenti, ma dipende dalla situazione. Grazie. Allora, ringrazio. Forza. Che cosa? Allora, forza. Sei dall'analista. Allora, so che non è facile perché tutte le volte che vai in video devi chiedere un po' un permesso speciale in Rai, un po' come per il TG3. No. Grazie per... Sei venuto qua in... Non sento chiedere permesso a nessuno. Sei venuto qua per sabotarmi o per... No, anzi, voglio... tu sai che io a me penso sempre all'audience, perché io spero solo di poter in qualche modo non affossarti l'ascolto. No, guarda, sarà difficile. Allora, visto che però siamo in tema, sai che da ieri, insomma, Mauro Masi non è più direttore generale della Rai. Sì. Siccome qui ho te, vorrei condividere insieme a te un breve ricordo dedicato a Mauro Masi. Guardiamolo insieme. Molto bene. Ma per lei l'amore è importante nella vita? Una domanda impegnativa. L'amore è molto importante. Oddio, l'amore a tutto tondo, gli amori, l'amore per i figli. Il mio libro preferito è La Certosa di Parma. Rileggilo in francese, se possibile. Con piacere. E anche, voglio dire, questo consiglio di rileggere La Certosa di Parma in francese è sicuramente una cosa che avete già fatto, dovete rileggerla. Tu hai letto La Certosa di Parma? Sì, senz'altro. Lo sai che forse è presente al programma di Sgarbi? È presente? Presente al programma di Sgarbi. Ah, non telefona, perché prima si limitava a telefonare, adesso invece irrompe. Il 18 maggio inizia il programma di Sgarbi e sembra che lui sia il presentatore, perché Sgarbi è uno che... Irrompe, anche lui, delle rotture. Quindi pensa un attimo che sorpresa, va via, ma diventa presentatore. Ma secondo te mancherà più a te o più a Santoro incontrarlo nei corridoi della Rai? A Santoro, però guarda che in Rai non c'è mai un limite al peggio, per cui ricordiamoci che ma potrebbe capitare ancora peggio. E tipo, vogliamo fare dei nomi così per questo ci sono ancora 18 minuti, quindi ancora la serata è lunga. Comunque, allora, tu hai inventato la televisione commerciale, quella che ascolta i gusti della gente. Noi abbiamo fatto una cosa simile alla gente, chiediamo le notizie del giorno, nascono così i vostri titoli, li guardiamo insieme.
inutile che comunque la NATO ci dia gli ordini e noi li eseguiamo come dei cagnolini. È inutile che comunque la NATO ci dia gli ordini e noi li eseguiamo come dei cagnolini. A me dispiace che la carrozza dei principi William e Kate è scoperta. A me dispiace che la carrozza dei principi Will e Kate è scoperta. Siamo in guerra più o meno. Siamo in guerra più o meno. Una donna è meglio di un uomo dentro. Una donna è meglio di un uomo dentro. Non c'è niente di strano negli occhiali specchiati. Non c'è niente di strano negli occhiali specchiati. Ma ancora, quest'uomo ha assolutamente ragione, non c'è niente di strano, soprattutto c'è rapini, le banche o gli uffici postali. Carlo, quale dei nostri titoli, dei loro titoli ti ha colpito di più? Ma tutti, però il primo forse, ma quello su, no, quello sulla carrozza, perché mi ha colpito molto, perché anzi tutti volevano la carrozza scoperta, quindi era l'unico. Ma perché volevano la carrozza scoperta? Per tirare degli oggetti? Per vederli meglio, scusa. Ah, no, non mi ero posta il problema. Infatti mi ha colpito che lei era l'unica, così volevi dire. Vuoi farmi una critica all'impronta fino a questo momento su questi 8 minuti di diretta? Non è ancora iniziato il programma. Bene, era una critica, diciamo, secondo me abbastanza tranchant e ti ringrazio per averla fatta. E comunque, vediamo se entriamo nel vivo del programma, se mi dai una mano, mio caro corazziere dell'amore. Sì. Puoi dirmi la notizia con cui entriamo nel vivo, si spera, della puntata? La responsabilità è di un certo livello. Allora, parliamo ovviamente dell'evento del giorno, il matrimonio del secolo, quello fra William d'Inghilterra, cavaliere della giarrettiera, membro della società di Londra, e Kate Middleton, che da poche ore si chiama Catherine Elizabeth Mountbatten Windsor Born Middleton. Bravo. Erano presenti giornalisti di tutto il mondo, tra gli inviati italiani spiccano delle presenze, quelle di Cristiano Malgioglio, Fabrizio Corona e Jonathan Cascianian del Grande Fratello 5. Cioè Solange forse non poteva, per quello che non ce l'hanno mandata. Comunque la scelta, devo dire, degli inviati è quantomeno originale, alcuni pagati da tutti noi, altri pagati solo da lui. Questo è il tema che ci porta dritti dritti alla nostra gran domanda di oggi. Jonathan, Corona, Malgioglio sono inviati a Londra per il matrimonio di William e Kate. Secondo lei l'eterosessualità nel giornalismo sta diventando un ostacolo? Più che mai, visto che il tema è un matrimonio sì o no, può cambiare la vita, Matteo, come da casa possono esprimersi? Se pensate che l'omosessualità sia un ostacolo per il... insomma, sia diventato un ostacolo, scusate, mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Se invece pensate che non sia così, mandate un sms con scritto 2 al 478-4782. Grazie Matteo. Guarda Carlo, prima di commentare la gran domanda, vorrei fornirti qualche dettaglio in più. Allora, visto che tu ti porti con te, insomma, questo carico di autorevolezza anche impegnativa, io ho al telefono l'inviato per eccellenza da Londra, al quale vorrei chiedere come è andata la giornata. E l'inviato per eccellenza da Londra è assolutamente eterosessuale, anche nonostante le sue cravatte, ed è Antonio Caprarica. Buonasera. Grazie, grazie Geppi per avere sottolineato un aspetto della mia professionalità, per così dire. Lo so, beh, insomma, visto che era il tema di oggi, in qualche modo volevo assolutamente tranquillizzare tutti qua, la tua famiglia, insomma, su questo tema. Soprattutto, certo. Ecco, allora, grazie per essere qui. Tu sei in diretta praticamente 24 ore, 24. Nelle ultime 24 ore lo sei stato. Sì. Ti è rimasta un po' di voce flebile per noi? Sì, ce l'ho per te sempre, come sai, sono un ammiratore, quindi... Grazie, ma anche perché... però hai poca energia, sei stanco? Beh, sono decisamente stanco, scusa, una giornata infernale, insomma, per loro è stata una passeggiata, in fin dei conti sono usciti da Buckingham Palace l'uno, da Clarence House l'altro, insomma, sono andati, hanno fatto esattamente 2 km e 20 metri, hanno detto sì e sono tornati a casa. Hanno detto I will. Hanno detto I will. Esatto, sì, che poi non è manco sì, e di, insomma, lo voglio, insomma, è un modo più o meno di dire sì. Ma hai notato quanto era spettinato chi li ha sposati, il celebrante? Il celebrante era molto arruffato, in compenso lo sposo era praticamente privo di capelli, quasi, diciamo, quindi c'era una compensazione. Ho notato questa geometria, questa simmetria tra l'arcivescovo di Canterbury e il principe, uno con tanti peli, l'altro quasi senza. Lo so, era un impegno tricologico un po' per tutti, diciamo. Vado subito al sodo. Antonio, visti i precedenti, questi due durano? O divorziano? No, ma guarda, ho l'impressione di sì. No, adesso anche i bookmaker, naturalmente, su questo si può scommettere, qualcuno può anche costruirci una fortuna, perché se la zecca e si rompono, il matrimonio si rompe, pardon, non voglio essere un
troppo forte, diciamo, se il matrimonio si rompe prima dei 10 anni c'è da realizzare un piccolo gruzzo, però la mia impressione, insomma, di persona ormai vecchia di questo mestiere è che tutto sommato mi pare che si vogliano bene, e poi la signora è assolutamente intenzionata a diventare regina, il che mi pare una confortante prospettiva anche sul matrimonio. Beh, la sua pazienza è stata premiata, c'è da dire questo, una lezione per tutte una le donne, una lezione per tutte voi ragazze. Grazie per il voi, grazie Antonio. Antonio, dimmi la cosa più intelligente che ti è scappata di dire oggi, ricondividila con noi, per favore. È una domanda molto difficile, devo dire. Ma sono tante, perché pescarne tra mille che avrei detto. Immagino le condizioni del tempo, Geppi. Credo che la cosa più utile siano state le informazioni sulle meteorologiche, anche perché gran parte delle mamme italiane che seguono i miei collegamenti stanno sì sempre lì con l'occhio attento per capire se piove oppure no e se i figli stanno caldi o no. Quindi immagino di aver fornito qualche informazione utile anche oggi. E invece oggi dimmi adesso una cosa che non dirai al TG1 delle 20, così aiutiamo Mentana come consiglia Carlo. Ma guarda, intanto devi sapere che io non aiuterei Mentana mai, perché la concorrenza è... Vabbè, questo dovevi dirlo. Aiuta me in onore della nostra vecchia amicizia. Allora, tu mi dici aiuto te, diciamo che non direi mai al TG1 di oggi, che so, ma probabilmente il fatto che il principe Carlo è in conflitto di interessi, pure lui, perché ha pagato sì la cena di stasera a Buckingham Palace per un ristretto gruppo di invitati, però si dà il caso che i prodotti serviti a tavola vengano dalla sua tenuta organica di Highgrove. Questo non si fa. C'è uno scandalo. Guarda, Antonio, qua sono Carlo, con Carlo Freccero, che ti saluta e vuole farti una domanda. Prego. Perché, direttore, questa mattina non ha incalzato il suo ospite che gli spiegava naturalmente la storia della monarchia a proposito di Blair, che ha rifiutato di rispondere? Io non ho capito la domanda. Vabbè, questa è una domanda un po' cifrata, perché Blair non è stato invitato alle nozze, né Blair né Brown. E in realtà ci si interroga sulla ragione di questa esclusione. In realtà la ragione per cui non l'ho incalzato è perché avevamo già litigato prima, perché lui insisteva sul dire, essendo probabilmente un po' conservatore, insisteva a dire che non era stata una ripicca da parte della famiglia reale per il trattamento che Blair aveva fatto della vicenda Diana nei giorni della morte. Anthony, guarda, io ti ringrazio davvero per il tuo puntualismo, intervento, anche per la domanda che io non avevo capito, c'erano del retrogusto politico veramente che mi sfugge. Io ti ringrazio per essere stato con noi, saluta la tua famiglia e a presto, ciao Antonio. Grazie a voi, a presto. Io però non vorrei perdere di vista il senso della gran domanda che si occupava degli inviati al matrimonio, erano tantissimi, sì. Sono stati in diretta per ore, per chi non avesse avuto la chance quest'oggi perché lavorava di goderne, abbiamo racchiuso in un RVM il meglio, guardiamolo insieme. Un look alla risa, un po' intellettuale in onore di questo matrimonio che io veramente... non me ne poteva fregare di meno, però eccomi qua, l'ho dovuto guardare. Comunque, caro Carlo, Malgioglio, Corona, Jonathan e le nozze reali inglesi, non avevamo già abbastanza guai a livello internazionale di immagini italiane all'estero? Ma guarda, c'era di peggio. Su Canale 5 l'ho visto 5 minuti, perché sai che occorre vedere la televisione per giudicarla. Certo. L'ho visto 5 minuti, c'erano due signorini. C'era un signorino vero e il signorino quello direttore di... Alfonso, e poi c'era quello che non ricordo il nome, ma invece la persona squisita e bravissima. Invece una persona squisita, al contrario di Alfonso Signorini, mi sembra di aver capito, l'ho letto tra le righe. Ed era il conduttore di Real Time, ed è uno un po' più, un signorino un po' più allungato, quello che parla sempre di vestiti, eccetera. Enzo, bravissimo. Sembrava di avere un doppio, naturalmente. Quindi, naturalmente, guarda, ma io ho capito una cosa, che occorre forse... I gay hanno questo lasciapassare di poter essere più liberi che gli eterosessuali. In quale formula? Solo per il costume, naturalmente. Perché infatti questo è il tuo tema. Questa tua risposta mi dà modo di entrare nel secondo tema della giornata. Eccolo. Che Matteo Bordone, vispo come un samurai, sta per esporci. Continuano le polemiche intorno a una campagna IKEA. Il mobilificio svedese ha lanciato una pubblicità che ritrae una coppia gay per mano con lo slogan "Siamo aperti a tutte le famiglie". Il manifesto ha causato la reazione durissima del sottosegretario alla famiglia del nostro governo, fratello gemello del medico emiliano Daniele Giovanardi. Domani, in segno di protesta contro le parole di questo esponente politico, decine di coppie gay e non si raduneranno fuori da un'IKEA romana
per baciarsi. Ecco, peccato che non sia anticostituzionale l'intolleranza, caro Carlo, perché comunque questa è un'affermazione pesante, questa del sottosegretario. È un po' anni 50, lui oltretutto poi danneggia l'immagine dei carabinieri, che adesso sono tutti quanti moderni, tutti fanno delle ricerche scientifiche, eccetera. Lui ha questa immagine veramente vecchia. Non so, mi dispiace molto, è proprio così, anzi il regime, lasciamolo perdere. Ma questa iniziativa di domani pomeriggio, il flash mobbing, secondo te è una scusa è chiaro, per limonare? Pagata, è pagata dall'IKEA, naturalmente, capisci? Però tu non ci andrai, quindi mi sembra di capire. No, è chiaro, perché è tutto marketing. Però comunque in Italia è vero che le pubblicità con gli omosessuali rischiano di essere messe fuori. Pensa, ti racconto legge. Una cosa, che per la Nielsen, che è la società di rilevazione d'ascolti, che certifica gli acquisti, per la Nielsen si studia naturalmente che qualunque una famiglia e qualunque comunità che consuma assieme. Per cui già per la Nielsen che misura, che certifica gli acquisti, è già scontato che non importa se siano maschi, femmine, eccetera, basta consumare assieme. Anche una che vive da sola è una famiglia. Volevo tranquillizzare tutte le persone che magari vivono questa situazione, che non per questo, non per fare la spesa per se stessi, è comunque fare una famiglia col proprio frigorifero almeno. Comunque in Italia le pubblicità con i gay rischiano di essere messe fuori legge, come i sacchetti di plastica e le intercettazioni telefoniche. Ma negli altri paesi succede qualcosa di diverso. Abbiamo scoperto che ci sono moltissime pubblicità con protagonisti dei gay e sono bellissime, guardiamole. Right, let's do this. I'm only here for a few days. Do you think we can have dinner soon? I'd love to. Love to have dinner with you. Can I call you back? Comunque, questi spot li conoscevi, ti sono piaciuti? Moltissimo. E comunque, guarda, la protesta di domani ha già ottenuto quello che voleva, cioè far parlare di sé, e questo perché è una protesta originale. E voi, che miei cari spettatori di G-Day, che siete il pubblico antagonista per eccellenza, qual è la protesta più assurda che avete fatto nella vostra vita? Ditecelo, il numero di telefono da comporre, lo sapete, è questo? 8, 8, 8, 90, 60, 90. E raccontatemi della protesta più assurda che avete messo in piedi e perché. Ho in linea Arianna da Roma. Ciao Jessy, buonasera. Ciao Arianna da Roma, quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Faccio la psicologa. Fai la psicologa? Sì. Hai un'idea da dirci subito su di me, su Carlo? No dai, adesso non mi sembra il caso, dai. Quindi sono cose brutte? Bruttissime, soprattutto su Matteo. Su Matteo, perché ha individuato Matteo. Un profilo psicologico debole, scarso, poco affidabile, lo capisco, come mai? No, proprio, diciamo, perverso, direi. Perverso, Matteo Bordone è perverso. Va bene, ma dateci dentro, mi raccomando. Ma come mai? Dov'è che hai notato la perversione di Matteo Bordone? Ma quando, Arianna? Ma non lo so, questo sguardo, che gli dà questi occhialoni, nasconde qualcosa. È l'uomo con l'impermeabile. Ecco, il maniaco sessuale. Ma andate sessuale. Avanti, per cortesia. Il mio maniaco sessuale nel frigo. Di più. Vabbè, Arianna da Roma, dopo questa iniezione di fiducia al Matteo Bordone, ti do del tempo, quello che vuoi più o meno, per dirmi la protesta più assurda che hai messo in piedi e perché. Vai Arianna. Allora, io ho la Ghigia Cremona e ti ho detto al mio fidanzato, se non mi sposi mi torno a Roma da sola. Brava, e dove sei adesso? A Roma, da mio sola. Marito e mio figlio. Ah no, ce l'hai fatta, con un ricatto morale ti sei fatta sposare. Hai visto? Basta poco che ce l'ho. Grazie Arianna, felice matrimonio a te, visto che oggi si parla molto di matrimoni. Abbiamo un'altra telefonata, o posso fare così col dito, suonare l'ascella nel frattempo, o pensate che accadrà qualcosa? Stop. Benissimo. Al televoto. È stato chiuso ufficialmente il televoto, quindi questo qua significa che i risultati, è una gran domanda, fra poco li commenteremo insieme. Sai che sulla vicenda della pubblicità dell'IKEA noi abbiamo sentito la nostra famiglia di riferimento, il nostro gruppo di ascolto, i nostri nuovi italiani, vediamoli insieme i cinesoni. Cosa ne pensate della nuova pubblicità dell'IKEA? Siamo aperti a tutte le famiglie. Ma penso che è una bella foto. Bella foto perché è presente che sono in mani uniti. È semplicissima. Non è per niente volgare. E sono due che si tengono per mano. Rispecchia
anche molto la società di com'è oggi. L'hanno fatto anche perché per cambiare, perché per mettere sempre la solita famiglia, marito e moglie con i bambini, si è già vista. Non è scandaloso. Dico che mai che siga. Ikea. 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 Mm-hmm. Io ho un mobile che usavo tanti, tanti anni. Quando c'è tempo vado a comprare l'Ikea con mio nipote. Carlo, secondo te c'è un personaggio italiano televisivo che potrebbe spopolare in Cina? Non lo so. No, no, c'è una, c'è, l'ho c'è. Conosciuta, una cantante che faceva la sigla del mio telefilm Bruce Lee. Ha avuto molto successo. Del tuo telefilm? Bruce Lee. Ha Bruce fatto Lee. Molto successo. È scusa. Una torinese, una molto brava. Ma perché scusa, Bruce Lee è come sì, Walker però... Texas Ranger, è sì. Come quei telefilm un po' maschili che guarda soltanto Matteo Bordone. Nel frattempo siamo giunti al risultato della gran domanda, lo vado a rileggere con te a dare il risultato. Caro Carlo, Jonathan, Corona, Malgioglio sono inviati a Londra per il matrimonio di William e Kate. Secondo lei l'eterosessualità nel giornalismo sta diventando un ostacolo? Ha risposto sì il 72% delle persone che hanno deciso di votare oggi. Quindi la risposta è chiara, essere eterosessuale e fare l'inviato per pomeriggio 5 pare non sia compatibile. Possono andare tutti quanti domani all'Ikea di Roma però eventualmente. Carlo, che ne pensi di questo dato? È andato come pensavi tu? Assolutamente sì. Sì, pensavo anzi l'80%. Pensavi? L'80%. No, vabbè, siamo andati in quella direzione, prima. Quasi. Allora, guarda, caro, tu sei un uomo sofisticato e io vorrei mettere a repentaglio questo tuo lato sì. Brillante. E qualunque domanda ti si faccia rischia di apparire banale, allora io mi costituisco subito, faccio direttamente domande banali e tu però non devi rispondere con altrettanta banalità, sono sicura che troverai modo di dare sfogo alla tuo savoir-faire dialettico. Queste domande banali, ma tu, animale, la TV del passato è sempre la più bella? No, è la più brutta. Quale? Tutta, cioè la TV ma per capire se la TV del passato, è più brutta perché è più bella perché non c'è più, tutto lì il motivo. Sennò è orribile, era noiosissima, nessuno la vedeva, adesso la vedono tutti, dai. Quasi. Il Varietà è morto? No. E chi lo fa vivere? Beh, Fiorello, dai, su, ce ne sono tanti, poi dipende, non è più Varietà, è un'altra cosa, comunque insomma, no, ma non è morto mai nulla, poi? Pippo Baudo è un gran professionista? Sì, è un grande professionista, ha fatto il suo tempo. Come, ti sei fatto tanti amici, già ne avevi, sì. Ma sicuramente queste piccole domande aiutano. Ma è la verità, scusa! È la verità, non ha colore, non ha sapore, va detta, giusto Carlo, mi piace così. Basta! Come mai il digitale ogni tanto mi perde i canali? Cioè io vedo perché devo vedere a Pixel Rai 4 io? Hai ragione, perché purtroppo non funziona, cioè... E basta vedere sul computer, guarda, lo vedi meglio. Vabbè, ma la notte nel letto uno mi vuoi privare ragione, del piacere di guardare la TV nel letto? Sì, comunque è un problema questa qua del digitale, però insomma... Meglio così che avere solamente l'analogico, che ci sono pochissime reti. Più reti ci sono, più TV ci sono, meglio è. Dai, forza! Sogni nel cassetto? Nessuno, ecco, l'unica cosa, siccome sono ospite qui, devo fare quindi in qualche modo giustificare la mia presenza, vi raccomando, il telegiornale di Mentana, ecco, ci sono tre cose fondamentali. La prima, il sondaggio, ultimo sondaggio riguarda le comunali, esplosivo, ricco di novità. Secondo, un retroscena tra Bossi e Berlusconi. Terzo, un servizio inedito sul matrimonio. L'oroscopo nel TG di Mentana oggi non c'è, ringrazio Carlo Freccero. Dopo il TG finalmente di Mentana, ci vediamo lunedì. Ciao a tutti, ciao. Buon weekend.